Che ne sarà dei gilet gialli dopo gli annunci di Emmanuel Macron? Sui social network sono stati pubblicati numerosi post che denunciano un'organizzazione ad arte dell'attentato a Strasburgo da parte dei servizi segreti o dei politici. Il tutto sarebbe servito a distogliere l'attenzione degli organi di stampa a discapito del movimento. Ad insospettire i complottisti sono la tempistica e la dinamica dell'attacco. I messaggi di incitamento all'odio hanno indotto gli amministratori delle pagine a bannare molti account. Per questi gilet gialli incontrati nel sud della Francia non c'è stata alcuna cospirazione, tuttavia l'attentato a Strasburgo avrà impatti deleteri sul movimento di protesta. Penso che il governo approfitterà di questo attacco per vietare qualsiasi riunione, anche pacifica, dice questa manifestante. Nonostante il rafforzamento delle misure di sicurezza ai livelli massimi, le manifestazioni non dovrebbero essere vietate nel prossimo fine settimana, stando a quanto affermato dal segretario di Stato del Ministero dell'Interno, Nunez. Quest'ultimo si è detto indignato per le voci di complotto circolate in rete. Frattanto, la risposta politica alla svolta sociale proposta da Macron è in arrivo. La mozione di sfiducia presentata da 3 partiti di sinistra contro il governo, infatti, sarà discussa giovedì, prima di essere messa ai voti.